Allora, buonasera a tutti. Dopo i 100 anni del PC e il dibattito su Perugia, Umbrialeft questa sera vi propone il dibattito sul coronavirus in Umbria. La situazione è una vera emergenza. Da domani la provincia di Perugia sarà zona rossa e così 6 comuni del Ternano. Si registrano casi di mutazione del virus. 18 relativi alla variante inglese sul territorio di Bastia Umbra, nel Perugino e nel Trasimeno, e 12 di quella brasiliana prevalentemente in ambito ospedaliero. L'indice RIT è di 1,18, i ricoverati sono 458 più 26 rispetto a ieri, di cui 70 in terapia intensiva. I contagi oggi sono 351. I casi totali 831, 8 i decessi. Un vero bollettino da guerra. Parliamo di tutto ciò con il dottor Maurizio Del Pinto, cardiologo all'ospedale di Santa Maria della Misericordia a Perugia, con il dottor Attilio Solinas della ASL, responsabile del servizio di gastroenterologia dell'ASL 1, con il presidente della Confesercenti Umbra Giuliano Granocchia, con il consigliere regionale del PD Michele Bettarelli e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Thomas De Luca. Dunque, il professor Fabrizio Stracci, epidemiologico docente di sanità pubblica all'Università di Perugia, sostiene che fino a 15 anni fa eravamo sugli stessi livelli di Toscana ed Emilia-Romagna. A causa dei tagli alla sanità pubblica e alla cattiva organizzazione, si è inceppato qualcosa e il sistema è in grave difficoltà. Parliamo di ciò con il dottor Del Pinto. Buonasera a tutti, grazie per l'introduzione. Visto che ha citato il professor Stracci, io introdurrei l'argomento per i cittadini elencando due numeri. Noi sapevamo che la situazione sarebbe degenerata da almeno 4 settimane. Era sufficiente guardare un indice epidemiologico che non è il semplice R su T, che è quello che lei ha citato, ma l'RDT, che è quello che viene utilizzato ad esempio dall'Istituto Koch in Germania per prevedere quello che accadrà nelle settimane successive in una determinata zona. Noi sapevamo fin dalla prima settimana di gennaio che il numero di contagi in Umbria per 100.000 abitanti per settimana, si utilizza il numero di contagi spalmato su una settimana per evitare le cadute del fine settimana quando il numero dei tamponi si riduce, era costantemente superiore ai 150 casi per 100.000 abitanti, cosa che secondo l'Agenzia Europea per il Monitoraggio delle Malattie impone un'attenzione molto alta. Per fare un esempio, ora siamo oltre i 250 casi per 100.000 abitanti, siamo circa 273. Quindi questa cosa era ampiamente prevedibile. Il fatto che, rispetto alla domanda che mi è stata fatta, questa cultura epidemiologica di mi misure di sanità pubblica in Umbria si siano perse, è una cosa che è avvenuta in tutta Italia e dispiace dirlo, è avvenuto anche in Umbria, dove purtroppo si è perso come dire, un'impostazione culturale fondamentale, visto che in Umbria negli anni 70 è stato elaborato il cardine fondamentale della legge 883 che ha istituito un servizio sanitario pubblico in Italia. Ora le colpe sono molteplici e non è il caso di recriminare sul latte versato. Certo è che da questo punto di vista bisogna ripartire impegnando le intelligenze migliori per cercare di contrastare quello che sta avvenendo. Noi di fatto stiamo utilizzando per contrastare l'emergenza Covid un provvedimento che si utilizzava anche nel 1500, e cioè isolare i cittadini nelle proprie case ed evitando i contatti. Abbiamo a disposizione degli strumenti tecnologici che ci consentirebbero di fare questo in maniera più importante, ma ahimè purtroppo questo viene fatto con ritardo e senza una grande attenzione alle risorse disponibili. Concludo dicendo questa cosa qui. La prima riunione che ho fatto per l'emergenza Covid, data 30 gennaio 2020. Ho fatto una riunione insieme a 45 medici del distretto di Perugia,
per definire quale fosse il modo migliore per identificare un caso sospetto Covid. Eravamo al 30 gennaio, quando, se qualcuno ha una buona memoria, ancora nessuno in Italia parlava di quello che sarebbe successo successivamente. Quindi noi abbiamo le capacità, abbiamo le tecnologie, abbiamo la cultura per incidere su questo tipo di disastro sanitario che si sta verificando. Ahimè, purtroppo, la politicizzazione di questa emergenza sanitaria sta causando più danni di quanti lo stesso virus se ne possa causare. Poi magari nell'approfondimento successivo potrò chiarire questa mia posizione, insomma. Però la possibilità che le forze politiche, che sono essenziali in questo aspetto, determinino un miglioramento della situazione sanitaria è assolutamente rilevante. Per cui ben venga il fatto che con i cittadini si condividano determinate posizioni che sono assolutamente di sanità pubblica. Concludo dicendo una sola cosa. Non so se qualcuno di voi abbia letto il piano sanitario pandemico dell'Umbria del 2007. A leggerlo a febbraio del 2020 venivano i brividi, perché nel piano pandemico dell'Umbria del 2007 c'era scritto esattamente cosa fare, in che tempi fare e in capo a chi fosse la responsabilità di fare qualsiasi cosa. Non voglio mettere altra carne al fuoco e lascio la parola al moderatore. Ringrazio per l'intervento. Infatti, nel 2005 l'OMS aveva invitato tutti i paesi a redigere un piano sanitario proprio per prevenire casi di pandemia come adesso si verifica. Ma credo che anche la mancanza di personale, come da più parti si denuncia, abbia influito sulla grave crisi pandemica che stiamo registrando nella nostra regione. Con questa introduzione passo la parola al dottor Attilio Solinas per l'intervento. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. La questione è seria, i numeri li abbiamo sentiti, l'intervento che mi ha preceduto ha messo in campo la questione della possibilità di prevedere quello che sta succedendo. Noi di fatto ci stiamo rendendo conto, ci troviamo in una piena recrudescenza della pandemia in Umbria, con numeri in crescita, con due varianti che sono molto pericolose perché sono molto contagiose, due virus molto contagiosi, quindi c'è un rischio di diffusione ulteriore e addirittura di reinfezione, perché sembrerebbe che una di queste varianti può reinfettare anche quelli che erano stati precedentemente infettati dal virus, diciamo, standard, per usare una definizione. Quindi una situazione estremamente che andava prevista, e sappiamo bene che ogni regione ha delle potenzialità autonome nel potenziare, aggravare, tra virgolette, le misure anti-Covid. E quindi questa cosa deve far pensare. Parlavi, Attilio, della carenza di personale. Questa è una cosa molto seria. Noi ci troviamo in condizioni estremamente problematiche proprio in prima istanza per la carenza di personale negli ospedali. Scusate che mi è andata via la. Pronto, mi sentite? Sì. Scusate che mi è andata via la cosa. Mi è andata via La telecamera. la telecamera, sì. Dicevo, carenza di personale non solo nei servizi ospedalieri, che sono fondamentali, perché la problematica principale di questa pandemia, a parte persone morte, no? Che è una cosa gravissima, è la questione del sovraccarico sulle strutture sanitarie, in particolare quelle ospedaliere. Quindi, se non c'è possibilità di far fronte a questo sovraccarico con mezzi, con ricoveri, possibilità di ricoverare e un numero adeguato di organico medico, infermieristico, tecnico in generale, si rischia diciamo,
default, questo è il problema. Per cui noi ci siamo trovati in una situazione, ci troviamo tuttora in una situazione di carenza di personale che ha determinato e sta determinando un deficit assistenziale in certi casi. Pensiamo solo al fatto che i chirurghi, molti chirurghi delle aziende ospedaliere e anche delle aziende sanitarie vanno a operare in casa di cura perché gli anestesisti delle aziende, gli anestesisti che lavorano nelle strutture pubbliche, sono impegnati con i malati Covid e quindi si devono utilizzare per gli interventi di routine anestesisti delle case di cura convenzionate. Quindi si stanno mettendo fondi sul privato perché c'è una carenza effettiva di organico. Questo poi Maurizio mi confermerà o mi smentirà, però di fatto c'è questa situazione e questa è una cosa seria. Qual è il rischio importante di cui voglio parlare rapidamente, poi chiudo? C'è anche un rischio oggettivo di trascurare, tra virgolette, i malati non Covid. Se manca il personale, se i servizi rallentano, penso all'endoscopia, penso ad altri servizi diagnostici, penso anche al servizio dove lavoro io, dove ci troviamo con infermieri in meno, sale chiuse perché magari gli infermieri vanno in malattia e non è stato fatto un investimento serio sulla integrazione del personale infermieristico o medico, si ritardano le diagnosi, si ritardano le terapie, cioè interventi chirurgici magari necessari da eseguire in urgenza vengono dilazionati, siamo costretti a dilazionarli. Questa è una situazione che va contrastata rapidamente, bisogna fare concorsi, bisogna assumere molto spesso dei giovani precari, medici precari. Sapete che razza di richiesta di professionisti c'è adesso? C'è una carenza anche perché le scuole di specializzazione formano pochi medici. Quei pochi che avevamo molto spesso se ne sono andati dall'Umbria perché sono rimasti precari per mesi, anni, mentre in altre regioni hanno trovato una stabilizzazione a tempo indeterminato. E questa è una cosa assolutamente disdicevole, direi io. Quindi bisogna cambiare rotta, bisogna assolutamente fare più concorsi, assumere a tempo indeterminato, pensando che queste risorse serviranno sempre, anche in futuro, anche quando la pandemia auspicabilmente finirà, perché c'è anche un invecchiamento naturale fisiologico della classe medica e la classe infermieristica, ci sono i pensionamenti, quindi assumere in questo momento, dove peraltro ci sono grosse risorse stanziate dallo Stato per la sanità, parliamo di miliardi, e altri ne arriveranno, si spera, col recovery fund, col recovery plan, bisogna investire nella sanità pubblica assumendo e potenziando le strutture. Assolutamente, assolutamente d'accordo, grazie a Attilio Solina per l'intervento. Credo che il problema delle cure di patologie diverse dal virus, dal coronavirus, sia un problema grave, e aggiungo alla mancanza di personale anche il depotenziamento della continuità assistenziale, che poteva essere di aiuto per anche medici di base, insomma, quindi un depotenziamento della continuità assistenziale, una mancanza di personale, patologie diverse dal coronavirus che non vengono attenzionate come avrebbero bisogno, quindi il problema è gigantesco. È un problema collegato al coronavirus è quello economico, e una delle gravi conseguenze della pandemia è la chiusura di esercizi commerciali che rappresentano un punto di riferimento per intere comunità. Questa situazione è stata causata solo dalla pandemia o era già in atto un processo irreversibile? E quindi cosa si dovrebbe fare? Ne parliamo con il presidente della Confesercenti, Giuliano Granocchia. Grazie. Grazie a te, grazie a Umbria Left per questo invito e per questa interessantissima discussione. Allora, la questione che ci viene posta è, come dire, rappresenta una dell'emergenza all'interno dell'emergenza da pandemia. Le
i ragionamenti che abbiamo ascoltato e che ci fanno vivere in Umbria altri 15 giorni di emergenza in zona rossa non potranno che ulteriormente colpire le attività economiche. Ma io vorrei riportare un dato: quando parliamo di settore del terziario nella sua concezione più ampia, e cioè il settore dei servizi alle imprese, del commercio, al dettaglio ed altri settori interni a quello del terziario, noi parliamo di un settore che nell'ultimo dato disponibile, cioè quello del 2019, in Umbria aveva partecipato per il circa il 70% di nuova occupazione. Nel 2019 in Umbria si era registrata nuova occupazione per circa 8.000 dei nostri cittadini, ed è un settore che pesa sul totale degli occupati in Umbria per circa dal 21 al 23%, quindi un settore che nel corso dei decenni è diventato sempre più strategico e che oggi è uno dei settori che maggiormente subisce la crisi, appunto, da chiusura del mercato interno e del mercato internazionale. Ad oggi, come dire, i provvedimenti che questo settore si è visto arrivare sia dal livello nazionale che dalle politiche regionali sono aiuti assolutamente insignificanti rispetto al crollo dei fatturati che moltissime attività, che le gran parte delle attività hanno subito, tranne che nel periodo estivo, dove si era registrato invece una dinamica molto positiva, con anche incrementi del fatturato rispetto all'anno precedente, soprattutto nel settore della ristorazione, degli agriturismi, dell'extra alberghiero, dovuto al fatto che appunto la dinamica dell'emergenza aveva aumentato la ricerca di strutture extra alberghiero, e la chiusura anche delle sagre aveva fortemente incrementato il consumo nei ristoranti. Dopo settembre sapete tutti quello che è avvenuto, il settore quindi è in una situazione semplicemente drammatica. Guardate, noi non riusciamo più, quando ci chiama un giornalista, neanche a trovare i sostantivi adeguati per rappresentare questa situazione. Dicevo, sono state assolutamente insufficienti, seppur naturalmente noi comprendiamo il grande sforzo sulla finanza pubblica che è stato prodotto dagli interventi del governo, ma appunto solo parzialmente in grado di sanare la situazione che il crollo dei fatturati ha comportato, e anche le misure regionali di una tantum sono risultate essere dei pannicelli caldi. Se noi pensiamo a tutto il settore delle agenzie di viaggio che occupano nella nostra regione alcune migliaia di persone, voi capite che a fronte dei crolli di fatturati del 95, in alcuni casi del 100%, dare un una tantum di 1.500 euro, non al mese ma di una tantum di 1.500 euro, significa che queste realtà sono riuscite a reggere almeno fino ad oggi solo grazie a uno strumento che è quello del governo, e cioè i famosi 25.000 euro di aiuti non a fondo perduto, ma con la garanzia dello Stato, poi diventati con gli atti successivi del governo 30.000, che hanno dato a tantissime imprese quella liquidità che gli sta ancora a fatica, permettendo, insieme all'utilizzo della cassa integrazione, di poter non chiudere. Ma basta che ognuno di noi faccia un giro per la propria città per rendersi conto come invece il fenomeno delle chiusure sia un fenomeno molto oramai incipiente, a fronte anche di un rischio che noi come Confesercenti stiamo denunciando oramai da molti mesi e sul quale vediamo ancora poca attenzione da parte delle istituzioni pubbliche, e cioè quello del rischio, ora lo chiamiamo rischio ma è una vera e propria realtà, dell'infiltrazione della criminalità organizzata, e non solo della criminalità organizzata, all'interno appunto del nostro sistema economico, anche di quella rete
del commercio familiare o di piccola impresa che, come dire, fino ad oggi non aveva subito determinati processi. Questo è un mondo che da molti anni, io, quello del piccolo commercio, che sta subendo, e anche dei servizi, una, come dire, un assalto su più fronti. Vengo da quella generazione che si è battuta nel corso degli anni a partire dagli anni 90, che è proseguita anche nei primi decenni del 2000, di quella generazione appunto che ha fatto grandi battaglie contro una liberalizzazione di questo settore che ha comportato la proliferazione della media e grande distribuzione, che ha, come dire, o sottoposto a una pressione, ad una concorrenza, ad uno stress economico, la piccola distribuzione, il commercio di quartiere, il commercio di prossimità. Dopo questi processi che le istituzioni pubbliche non hanno saputo minimamente governare, ma anzi che hanno in quasi tutti i comuni, lo dobbiamo dire, anche della nostra regione, anzi accompagnato e favorito, basta vedere la proliferazione del cemento dovuto appunto alla realizzazione di centri commerciali in ogni, non in ogni città, ma oramai siamo ai centri commerciali di quartiere. Dopo di questo è arrivata la concorrenza dell'e-commerce con i grandi gruppi mondiali che hanno, come dire, sottoposto il piccolo commercio ad un altro livello di concorrenza. Oggi arriva la crisi su un sistema appunto già sfibrato a causa dei processi che sommariamente ricordavo. Che cosa serve? Guardate, servono alcune politiche che possono essere assunte dal livello nazionale e dai livelli regionali, e cioè quello di aiuti economici, perché nel momento in cui tu mi costringi a chiudere, non sono io, piccolo imprenditore, ad assumere queste scelte, che naturalmente io non contesto da un punto di vista sanitario, è chiaro che a fronte di cali di fatturato io devo avere dei riscontri di natura economica, se vuoi che al termine della crisi anche quella parte sana del piccolo commercio, del settore dei servizi, possa ancora, come dire, rappresentare un'occasione di sviluppo, di creazione di ricchezza, di creazione di occupazione. Dall'altra, io credo che sia assolutamente necessario ripensare la politica, noi come Confesercenti, scusate la personalizzazione di questa affermazione, Confesercenti ritiene che sia arrivata l'occasione per ripensare la madre di tutte le, come dire, leggi di liberalizzazione del settore del commercio, rappresentato prima dalla legge Bersani, poi dagli interventi dei governi successivi, che hanno aperto una diga, no, in questo settore. Quindi crediamo che questa possa essere l'occasione per ripensare quanto fatto in Italia in tema di grande distribuzione commerciale, ma anche di media distribuzione commerciale, per aiutare queste attività che, ricordo e rimarco ancora una volta, rappresentano una quota fondamentale del nostro prodotto interno lordo e del nostro sistema della occupazione. Quindi chiediamo veramente, colgo l'occasione, vedo anche qui consiglieri regionali, seppur di opposizione, per aprire un percorso di confronto. Io, scusate, lo dico anche, non voglio essere polemico, ma lo dico perché rappresento circa 1200 piccoli imprenditori del nostro territorio. Abbiamo lanciato proposte nei mezzi di comunicazione. Vorremmo avere dei canali di comunicazione, di confronto. Martedì lo avremo con il livello del governo regionale. Siamo stati convocati noi, come tutte le altre associazioni, per parlare del Recovery Fund regionale, anche se le cose lette per ora solo sulla stampa, perché noi non siamo stati ancora degnati di avere il documento che la Regione dell'Umbria ha trasmesso al governo nazionale, e lì ragioneremo di questo importantissimo strumento. Vorremmo essere ascoltati. Ci sono commissioni in regione che possono convocare le parti sociali per parlare della prossima strumentazione di programmazione dei fondi strutturali europei. Parliamo di più di 900 milioni di euro che la Regione dell'Umbria ha già a disposizione a partire, se non sbaglio, dal 2022.
nessuno ha avuto la possibilità di dire qualcosa in base alla propria esperienza e alle necessità anche di chi rappresenta, senza volere fare naturalmente rappresentanza di cartello, ma pensando di rappresentare interessi anche di natura generale, nessuno di noi è mai stato chiamato a ragionare di questi importantissimi strumenti. Quindi io dico questo, dico partecipazione, velocità, risorse ed efficacia dell'intervento pubblico. Questo ultimo aspetto è un elemento determinante per chi ritiene che il mercato da solo non possa non sia sufficiente per affrontare i morsi di questa drammatica crisi. Grazie. Grazie Giuliano. L'intervento è stato interessante da questo punto di vista. Mi dà lo spunto per porre la domanda al consigliere Michele Bittarelli, prendendo diciamo il punto da un articolo pubblicato dalla rivista Alternative per il Socialismo, eccolo qua, di Gianni Tamino, nel quale viene sostenuta l'idea che l'origine della pandemia sia l'alterato rapporto tra uomo e ambiente, conseguenza di un modello economico insostenibile. In Umbria si può coniugare questa affermazione? Buonasera, intanto grazie per l'invito e per averci dato questa opportunità. La domanda, come dire, è molto ampia e parto da un, come dire, da un presupposto, da una base assolutamente totalmente scientifica, insomma, qual è l'origine dei virus in generale, di questo in particolare, ormai la scienza l'ha approfondito, io insomma non credo ad altre ricostruzioni particolari, strane, laboratori, negazionisti, quant'altro, insomma credo che il virus abbia una sua origine, una sua scientificità e mano a mano si stanno anche ricostruendo vari passaggi relativamente alle zone in cui magari no, a causa di alcune questioni ci potrebbe essere più o meno la diffusione del virus stesso. Quindi insomma a me fa questa domanda ha fatto venire in mente tra l'altro un brano, un testo che era uscito ormai da quasi un anno a marzo circa di Ascanio Celestini, insomma che è un virus democratico, soprattutto quando era arrivato, no? Si parlava molto di extracomunitari, tante questioni legate all'immigrazione, dice Ascanio Celestini, è un virus che è venuto probabilmente in business class. Quindi venendo alla nostra regione, credo che ovviamente vada coniugato questo sviluppo sempre più sostenibile, vada collegato a quella che è la crisi insomma, del momento, la pandemia che ci troviamo a vivere, ma vada anche visto in una certa prospettiva, comunque lo accennavano tutti insomma gli importanti relatori che mi hanno preceduto, ci saranno anche importantissimi finanziamenti, non sappiamo esattamente quali sono, insomma Giuliano diceva sarebbe importante ascoltare, il dottor Del Pinto diceva sarebbe comunque era prevedibile, ecco purtroppo anche noi consiglieri pur avendo un ruolo ufficiale viviamo la vostra stessa difficoltà e ascoltiamo tanti interlocutori, sindacati, associazioni di categoria che non vengono ascoltati da questa amministrazione regionale o che se vengono ascoltati è un semplice ascolto di comodo. Non si coordinano, non si condividono le politiche. È successo anche qualche giorno fa, se ci pensate, insomma. 10 giorni fa la Regione ha voluto scaricare sui sindaci determinati tipi di restrizioni. Questa volta ha provato a fare un passaggio in più, quello di prendersi una responsabilità. Ma se avete fatto caso che è successo nella conferenza stampa con la Presidente e importanti interlocutori il venerdì pomeriggio, venerdì alle 18, ancora non c'era stato detto se eravamo zona rossa, se non eravamo zona rossa, quali comuni lo erano, quali non lo erano. Apprezzo che abbiano preso la responsabilità, ma ripeto, non è questo il sistema di collaborare e di lavorare. Quindi venendo allo sviluppo sostenibile che mi auspico per la nostra regione, io credo che sì, ci debba essere e credo che il primo passaggio
extra Covid, ma al tempo stesso, insomma, che va coniugato con il Covid, perché tanti progetti sembra che siano stati inviati al Ministero su tematiche soprattutto ambientali. Secondo me la tematica principale che ci troveremo ad affrontare in tema di sviluppo sostenibile è quella del ciclo dei rifiuti, del piano regionale dei rifiuti. È evidente che da qui a breve dovrebbero preadottare in giunta appunto il piano dei rifiuti. Credo che lì si aprirà veramente un argomento di fondamentale importanza per una regione come la nostra. Sembra che gli indirizzi siano abbastanza chiari e credo che, e mi auguro che per una volta si possa davvero partecipare e discutere di tematiche così importanti, perché di risorse ce ne sono tante, ne possono arrivare tantissime, ma vanno veicolate, vanno spese in base a quelle che sono le reali esigenze, non quelli che sono i progetti magari vecchi e pronti tirati fuori dai cassetti solo per mandarli a Roma e per far vedere che comunque c'è richiesta. Credo che il discorso vada diametralmente nella direzione opposta, vada invertito, quindi capiamo quello di cui c'è bisogno, capiamolo in fretta, perché Thomas era con me in commissione qualche giorno fa, la situazione che ci è stata illustrata è non drammatica, di più, insomma, ci sono veramente dei dati molto molto preoccupanti. Le nostre discariche hanno un fine vita di 2 anni e mezzo, 3 al massimo, alcune, penso quella di Città di Castello, anche meno. Quindi insomma credo che un ragionamento vada fatto non velocemente, velocissimamente, e nel rispetto e nella tutela della salute e dell'ambiente, soprattutto se, come tutti sappiamo, siamo il cuore verde d'Italia. Grazie a Thomas. Intanto vi comunico che siamo abbastanza seguitissimi, diciamo che sono una 50ina di persone che si sono la conferenza. Ci sono anche diversi commenti di cittadini che ci ascoltano, ci ringraziano. Un commerciante ci spiega che forse si vuole politicamente colpire il settore del commercio tradizionale per dare ancora più spazio ai colossi dell'e-commerce. Purtroppo le modalità delle restrizioni lo dimostrano. E un altro commento: sono complimenti all'intervento di Giuliano Granocchia, quello a tutti gli altri relatori. Quindi siamo abbastanza seguiti e la cosa ci fa piacere. Dunque, continuo diciamo, i nostri interventi con Thomas De Luca, al quale chiedo un commento sul libro di Spillonger, L'evoluzione delle pandemie, di David Quammen, che già prevedeva nel 2012 questa pandemia, così come si è sviluppata, con un coronavirus in Cina, con l'assembramento del rapporto uomo-animali, e che un pipistrello avrebbe esportato questo virus. Buonasera a tutti. Diciamo che mai questa domanda è più centrata, visto lo studio, sostanzialmente i risultati dello studio che è uscito ieri dell'Università di Cambridge, che sostanzialmente va a dimostrare come l'innalzamento delle temperature medie nell'area dello Yunnan, quindi nell'area dove sostanzialmente viene individuato l'inizio di questa zoonosi, diciamo a livello proprio etologico, ma a livello ha fatto spostare l'habitat originario dei pipistrelli proprio in questa zona, andando a creare la contiguità con specie diverse, come quella ad esempio dei pangolini, e creare sostanzialmente questo tipo di trasferimento che poi è avvenuto con l'uomo. Quindi è chiaro che ci troviamo di fronte a un sistema chiuso in cui purtroppo le conseguenze di quelle che sono le nostre azioni, il nostro impatto sul pianeta, diventano le più disparate. Penso
cioè, nei fatti, come dicono in molti, siamo di fronte all'inizio di una situazione su cui, con cui purtroppo potremmo continuare a dover convivere anche dopo il coronavirus. Pensiamo a tutte quelle che sono oltretutto le, ai virus che ad esempio stanno diciamo emergendo con lo scioglimento dei ghiacci nel, in Siberia o in territori in cui purtroppo viene, viene anche riscontrata la presenza di queste situazioni. È chiaro che il, se andiamo a vedere nel piccolo, la temperatura media all'interno della nostra regione si è innalzata di 2,2 gradi con il, negli ultimi, da, diciamo dal 1960 a oggi, con punte estremamente rimarcate, come ad esempio la città che più ha subito questo è Gubbio, il comune, con 3,4 gradi di aumento delle temperature medie. Così, diciamo, attestano diciamo gli studi fatti e usciti poco tempo fa. Ma io credo che, appunto, parliamo di una questione che nei fatti è globale e quelle che sono le conseguenze, credo che riprendendo il, ciò che ha detto il dottor Del Pinto, ovvero ci troviamo di fronte a due situazioni. Da una parte il, due emergenze, ovvero sicuramente la mortalità e dall'altra parte la saturazione del, dei, la saturazione del sistema sanitario, il collasso, il potenziale collasso del sistema sanitario di fronte a un contagio incontrollato. E come, quali sono gli unici due strumenti con cui poter affrontare questa situazione? Sicuramente, in primo luogo, le tre le famose tracciare, testare e trattare, e quindi l'attività di tracciamento, e dall'altra parte ovviamente potenziare il sistema sanitario laddove è risultato deficitario. È chiaro che noi dopo un anno ci ritroviamo un'altra volta con i tracciamenti saltati in varie zone del nostro territorio in maniera del tutto inspiegabile, in quanto abbiamo avuto il, tutto il tempo possibile per poterci adeguare, per poter coinvolgere così come più volte abbiamo sollecitato anche organizzazioni, diciamo anche volontariato, attività, e coinvolgere direttamente le amministrazioni locali, e laddove questo è avvenuto si è, i numeri dimostrano come i contagi siano stati contenuti attraverso l'attività di tracciamento. Dall'altra parte il potenziamento delle strutture ospedaliere delle, e non solo ovviamente delle strutture, perché della vita intensiva non si mandano avanti da sole, ma delle assunzioni. Credo che Michele è pienamente, diciamo, consapevole e può testimoniare da parte nostra l'attività di interlocuzione che c'è stata con la Presidente Desei è stata esclusivamente volta in maniera propositiva a questo tipo di fronte. Io trovo assurdo, vi do dei dati, no? Allora, noi, da dati dell'agenzia Agenas, che potete trovare, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che potete trovare anche voi su internet, ad oggi siamo al 56%, siamo oltre ovviamente la soglia critica, 56% di saturazione delle terapie intensive, e al 52% di saturazione di diciamo di tutti i posti letto. Se andiamo a fare i conti con quelli che sono i, i numeri che vengono dichiarati dalla regione, risulterebbero sostanzialmente 130 terapie intensive. Ora, io credo che la gran parte di voi avrà avuto modo di poter vedere il piano di salvaguardia approvato a dicembre. Nel piano di salvaguardia venivano previsti 167 posti di terapia intensiva. Io voglio capire e pretendo di sapere che fine hanno fatto questi posti. Cioè, io voglio sapere, durante questi mesi, al netto dell'ospedale da campo, che voglio, ci sarà da, diciamo, da, purtroppo da piangere nelle prossime settimane, non da sorridere, quando andremo a vedere e andremo a chiedere conto di questioni che riguardano la struttura. Stasera è stata consegnata con 11 mesi di ritardo. Ora io mi chiedo
di fronte a questo tipo di situazioni? Com'è possibile che potenzialmente, noi parliamo di 4 milioni di euro per l'ospedale da campo e altri 8 milioni di euro che sono previsti dal famoso piano di, diciamo, il famoso piano Arcuri per altre tipologie di strutture prefabbricate, andremo quindi a spendere 12 milioni di euro, quando la stessa presidente ha dichiarato che con 1,7 milioni, quindi un sesto, avremmo potuto mettere a posto Monteluce a Perugia e aver attivato l'ex milizia a Terni. Ex milizia a Terni, e poi concludo, voglio darvi questo semplice dato, la struttura del famoso centro di ricerca delle cellule staminali, che è di proprietà di Ater, che Ater ha messo a disposizione della regione con una lettera formale di cui siamo in possesso come opposizione da oltre un anno, e che è una struttura con udienze allacciate a 150 metri in linea d'aria dall'ospedale di Terni, con tutti gli impianti per l'ossigeno, una struttura con completamente adeguata, addirittura pensate voi che ci sono i gruppi di continuità che vengono costantemente manutenuti da parte di Ater, e che a noi costa come comunità regionale 25.000 euro l'anno semplicemente di utenze pagate, cioè noi paghiamo la luce, gli allacci, la manutenzione semplicemente per tenerla vuota. Ora qualcuno deve dare delle spiegazioni. Grazie Thomas, mi sembra più che giusto quello che dici, anche come associazione eravamo intervenuti sugli aspetti che tu prima enunciavi, sul discorso dell'ospedale da campo, sul discorso dei recuperi dei locali dell'Ater, eccetera, eccetera. E quindi condividiamo e condivido quanto tu hai detto, ma ritornando al dibattito, facendo un'estrema sintesi di quello che ritengo sia venuto fuori dal dibattito, è che uno, ci vogliano investimenti pubblici per potenziare la sanità pubblica; due, che ci voglia più personale; tre, che dobbiamo pensare a un nuovo modo di concepire la vita e la società. Detto questo, io credo che il governo regionale sia completamente da bocciare. Allora chiedo a tutti voi nel secondo intervento a giro: è possibile commissariare questo tipo di gestione della regione per quanto riguarda la pandemia che ci sta distruggendo economia e società? Quell'Umbria che c'era una volta non esiste più. Quel boom di turismo che abbiamo avuto in quest'estate, pensando che l'Umbria era protetta dalla sua civiltà a questo virus, ma che in effetti è stata dovuta, l'abbiamo scardato il pericolo a marzo, perché c'è stato un lockdown nazionale che in effetti ci ha protetto, e poi il territorio della regione, fatto di colline, fatta di montagne, poche pianure, ha aiutato questa situazione. Ma adesso, senza vie di comunicazione, senza grosse infrastrutture, siamo in difficoltà. Quindi è tutta una gestione che va rivista completamente. Quindi chiedo a voi il vostro pensiero. Quindi comincio dal dottor Maurizio Del Pinto. Bene, allora, certo, non sta a me dire se questa regione debba essere commissariata. Io però posso analizzare la situazione, ripeto, senza vanagloria e facendo riferimento a quanto diceva il dottor Solinas, analizzare quanto è accaduto negli ultimi 8 mesi. Noi siamo a marzo 2008 e il miglior medico di quest'Italia, a marzo 2008, l'8 marzo 2008, è stato il Premier Conte, che
primo nel mondo, dopo cinesi, ma con una situazione politica del tutto diversa, ha chiuso questo paese in una situazione drammatica. E noi abbiamo vissuto uno stress test sul nostro servizio sanitario nazionale e regionale. Stress test che, come quello per le banche, è risultato fallimentare perché ha messo in crisi almeno 20 anni di destrutturazione del servizio sanitario nazionale e regionale, con depotenziamento delle strutture sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista personale. Ora, arriviamo a maggio 2020. Credevo, speravo, ero convinto che tutte le regioni si attrezzassero per la sicura seconda ondata pandemica. Io scrivevo a novembre, e per questo sono stato anche ripreso, per questo ne dicevo prima, al consigliere regionale Thomas De Luca, che ha fatto un'interrogazione su un mio post, ci fossimo preparati. In realtà questo non è accaduto, ed è una cosa molto seria, cioè non essere preparati alla seconda ondata pandemica, alla terza ondata pandemica, con l'approntamento strutture sanitarie per l'emergenza rianimatoria e per la strutturazione di personale sanitario, che era assolutamente necessario. Noi abbiamo carenza di personale infermieristico, OS, medici, e un anestesista non si può formare in 3 mesi. Avevamo a disposizione la possibilità di strutturare gli specializzanti che sarebbero usciti in quel momento, e cioè a novembre. Ora, non è consolante dire che questo avvenga anche in altre regioni d'Italia, però, come dire, ribalto la domanda a chi sta sul pezzo, cioè in Consiglio regionale. Com'è possibile che l'opposizione non abbia parola in tal senso? Io non credo che sia l'epoca di far polemiche e di cercare di commissariare una regione. Credo che sia necessario lavorare nella direzione che porti ai cittadini una risposta in termini di salute. Vorrei essere sicuro che questo, come dire, riposi anche sulla possibilità di interloquire con questa regione. Da quanto diceva prima Bettarelli e De Luca, mi pare che questo sia impossibile. Sono veramente amareggiato da questo punto di vista, anche rattristato, perché l'impegno di tutti gli operatori sanitari di questa regione è volta assolutamente al bene delle persone che arrivano costantemente in ospedale, non solo per il Covid, ma anche per altre patologie. Di 3 giorni fa un editoriale su Lancet, una delle più prestigiose riviste mediche, che ci dice che noi siamo in ritardo dal 20 al 60-70% nella diagnosi di tumori, nella cura di patologie gravi come l'ictus, come l'infarto miocardico acuto, e che quindi ci dovremo impegnare perché questa storia purtroppo non finirà ora. I vaccini non ci consentiranno di uscire da questa situazione nei prossimi 2 mesi, 3 mesi. Speriamo che le varianti di cui parlava il dottor Solinas abbiano la stessa cinetica biologica del virus originario, che quindi con l'estate si mitighi l'effetto biologico del virus e ci dia ancora respiro per organizzarsi al meglio. Credo che sia necessario l'impegno di tutti su più fronti, e in questo ritengo sempre che il ruolo della politica sia fondamentale, perché il ruolo dei tecnici può essere quello di indirizzare, far conoscere dati. Mi fa piacere quello che ha detto prima il consigliere De Luca, come sia molto ampia questa problematica, cioè la vicinanza uomo-animale e i danni che abbiamo recato all'ambiente abbia determinato l'esplosione di questa crisi pandemica. Ma se lo chiedevate non a uno scrittore, ma a qualsiasi veterinario che si occupa di coronavirus nei felini, vi avrebbe potuto dire questa stessa cosa 15 anni fa. Cioè, questa cosa era attesa da tempo, si sapeva che ci sarebbe stato il salto di specie per cui sarebbe arrivata una pandemia da coronavirus. Ora è difficile far marcia indietro, ma dobbiamo avere l'umiltà di utilizzare al meglio le risorse tecnologiche a disposizione: il tracciamento, l'isolamento, le misure stringenti, la digitalizzazione delle informazioni, per tentare di mitigare quello che si sta verificando e che è una grande tragedia dal punto di vista sanitario e dal punto di vista anche economico, come ho detto prima il dottor Granocchi. Grazie, grazie del Pinto. Dunque, c'è una domanda che ci viene fatta da Francesca Candori,
che dice: per quanto riguarda professionalità e formazione di medici e infermieri, oltre che per gli spazi per la sanità, qual è il ruolo che ha giocato e gioca l'università? Bella domanda. Dobbiamo dargli una risposta. Vuole che risponda io? Allora, guardi, l'università gioca un ruolo fondamentale. Io scrissi un post a marzo-aprile, noi avevamo la possibilità di mettere in rete una serie di apparecchiature per l'esecuzione dei tamponi molecolari, come fatto all'Università di Padova e a Pavia. Chiesi, per un rapporto con lo Spallanzani, di creare ad aprile la possibilità di sequenziare più possibili, nel modo più ampio possibile, i tamponi che venivano registrati per individuare le variazioni. Qui rientra sempre in gioco la politica, nel senso che la politica delle prime donne. L'università e il sistema sanitario regionale non sono riusciti a fare sistema in questo senso, ma nemmeno sono stati guidati in tal senso. C'è stata la necessità di apparire come prime donne nella gestione della crisi pandemica, quando invece occorreva mettere in rete tutte le intelligenze esistenti, e ne sono assolutamente sicuro, l'Università di Perugia esistono e alcune sono misconosciute, per cercare di mettere in piedi un sistema che potesse garantire questa regione, che in fin dei conti è un quartiere di Roma, 880.000 abitanti, con due poli universitari. Ahimè, anche questo non è stato fatto. Ma il rammarico più grande è che abbiamo avuto 6 mesi di tempo a disposizione. Cioè, noi da marzo ad ottobre, non so cosa ci sia stato, un blackout totale, cioè non ci siamo preparati come soldati di prima linea, non abbiamo messo in campo le intelligenze che avevamo a disposizione. Probabilmente mancava una direttiva politica che guidasse questa intelligenza. Questa è la mia risposta. Non so attribuire all'università un ruolo specifico di colpa, insomma. Grazie mille. Proseguiamo con Attilio Solinas. Non si sente? È ovvio che l'università ha un ruolo fondamentale, sono d'accordo con Maurizio. L'università deve formare specialisti, deve formare medici, deve formare infermieri, ma questo problema di carenza di organico esisteva da molto prima della pandemia. Adesso si è acuito, ovviamente. Quindi servono più borse di studio, aumentare il numero dei laureati, più borse per le specializzazioni, in particolare quelle che servono al Servizio Sanitario nazionale e regionale, anestesisti, radiologi, anche medici di medicina generale che vanno incontro a pensionamenti, eccetera, eccetera. Per tornare al tema del dibattito, che è come contrastare la pandemia, preso atto del fatto che c'è carenza di medici, c'è carenza di personale infermieristico, e caro amico Thomas, se tu dicevi giustamente: perché non abbiamo utilizzato le strutture già esistenti invece di aprire ospedali a campo? Ma qualsiasi cosa noi facciamo con le strutture, se dopo non abbiamo professionisti da mettere dentro, non serve assolutamente a niente. Ci vogliono i professionisti per la sanità, assolutamente. E questo è il tema. Allora, abbiamo analizzato quello che è successo, no? Dopo il rebound, dopo l'estate liberi tutti. Adesso c'è stato un altro liberi tutti di fatto, perché se voi avete visto i corsi principali delle nostre città, il lungomare di Napoli negli ultimi tempi, ma anche oggi, anche ieri, che adesso c'è stata di nuovo la zona gialla, le persone sono stanche di stare in casa, si riaggregano e questa situazione crea problemi. Quindi bisogna agire, purtroppo arriviamo al punto, come sta succedendo adesso a Perugia, in Umbria, di costringere di nuovo le persone a stare ferme in casa, non riaggregarsi. Allora, l'altro tema cruciale è quello del vaccino. I vaccini devono arrivare. Io non so che contratti sono stati fatti con queste multinazionali del farmaco. Stanno arrivando vaccini a singhiozzo, stanno arrivando addirittura vaccini inefficaci per un 40%, come l'AstraZeneca. Quindi speriamo che questa cosa si sblocchi e ne arrivino di più. E poi bisogna vaccinare, perché è l'unico sistema che abbiamo, oltre il distanziamento sociale, di cui conosciamo ormai bene
l'operatività, quanto sia utile, così come si diceva prima, il tracciamento fondamentale per impedire i contatti con le persone infette, contagiate. Servono i vaccini rapidamente, efficaci, e io pongo un problema: siamo sicuri che è sufficiente, è prioritario vaccinare le persone anziane che stanno per fortuna cautelativamente in casa tranquille e non vaccinare invece quelli che vanno in giro in cui c'è effettivamente il rischio? Ricordiamoci di trasmettere il virus, ricordiamoci che l'importanza del vaccino è anche nell'impedire il contagio, non solo nel prevenire la malattia, l'insorgere della malattia, ma il bloccare i contagi e quindi contagiare le persone che si aggregano, che vanno in giro, che vanno a lavorare. I caregiver, Maurizio smentiscimi o dai conferma quello che dico, sono quelli che hanno portato il virus brasiliano in ospedale. Caregiver, cioè infermieri che fanno assistenza, persone che fanno assistenza, che entrano in ospedale e trasmettono il virus nuovo, no? Quindi qui bisogna agire regolando gli accessi e vaccinando le persone, ovviamente anche i giovani, relativamente giovani, che vanno a lavorare o che vanno nei mezzi pubblici a scuola. Quindi bisogna fare un ragionamento serio. In Umbria serve poi un piano vaccinale, mi sembra un pochino più spinto, più meglio organizzato rispetto a quello che è stato fatto fino adesso, perché vedo che altre regioni sono più avanti di noi, questo è stato sottolineato. Quindi le cose da fare sono tante, la problematica è seria, siamo insieme alla regione autonoma di Bolzano le uniche zone rosse d'Italia, quindi c'è una situazione potenzialmente esplosiva. Adesso speriamo che questa chiusura che ci è stata imposta, io dico giustamente, che avrebbe potuto essere attuata prima, se si poneva attenzione a quello che stava succedendo, spero che riesca a contenere la diffusione dei contagi, altrimenti ci ritroviamo con gli ospedali stracarichi di pazienti. L'altro giorno a me è capitato di dover ricoverare delle persone, mi è stato detto: in questo momento non abbiamo posti letto, abbiamo dovuto mandare delle persone ad Ancona. Non so se è vero, mi è stato detto da un collega, quindi io ritengo che sia vero. Quindi se arriviamo al punto di dover trasferire i nostri pazienti in altre realtà, ci troviamo veramente male. Speriamo che questa cosa si superi e speriamo che arrivino tempi migliori, ma l'organizzazione deve funzionare, altrimenti non vedo grandi sbocchi. Ok? Giuliano? Tocca a me, Attilio? Sì. Sì, una battuta, io non so se serva un commissariamento, se dovesse servire mi auguro che non sia come il commissario Arcuri che ha preso in mano il governo della crisi da coronavirus in tutti i suoi molteplici aspetti, e mi sembra che i risultati non siano così brillanti. Io penso che ci sia invece bisogno, come dimostra l'intervento di questa sera, di un sapere collettivo e di un intervento articolato che sappia mettere insieme le conoscenze, le sapienze ed i saperi, appunto, che nella nostra regione, come dimostrano gli interventi che mi hanno preceduti, siamo stati in grado collettivamente di far crescere e di utilizzare nel nostro sistema sanitario. Credo che questa sia la grande carta che dovremmo, che la politica, che la governance regionale dovrebbe appunto riuscire a mettere in campo, ma mi sembra invece che andiamo verso una dimensione dove il potere di pochi, ma non solamente in questa contingenza del governo regionale, oramai nel nostro paese sono decenni che va avanti un processo di piramidizzazione del momento decisionale, che ha portato, credo, solamente danni alla nostra democrazia e quindi anche ci ha reso meno capaci di intervenire in situazioni come queste. Vorrei ricordare una cosa che naturalmente non è un aneddoto, ma è una situazione nella quale ci siamo incontrati negli anni precedenti. Io ero tra quelli che, quando in maniera brillante a livello nazionale si decise
alcuni decenni fa di inserire il numero chiuso nel sistema universitario e le facoltà di medicina erano quelle che maggiormente furono colpite dal numero chiuso, ci dicevano che eravamo oramai persone che pensavano alla sanità pubblica, alla medicina di massa, e quindi i medici invece non servivano più perché si andava verso un altro modello e quindi era necessario programmare gli inserimenti anche nel mondo universitario, e i risultati si sono pagati negli anni passati e si pagano drammaticamente oggi. Dall'altra parte, ma scusate, ma 5 anni fa la Germania, lo dico per esperienza quasi personale, ha messo in campo un intervento di assunzioni che solo in Italia ha drenato operatori specializzati con laurea triennale e operatori OS dai 50 alle 70 mila persone. Se 5 anni fa uno fosse entrato dentro una scuola di lingue anche della nostra regione, trovava che c'erano quasi più partecipanti ai corsi di lingua di tedesco che di inglese, perché appunto c'erano delle società di reclutamento che sono venute in Umbria a portarci via letteralmente persone che o non trovavano occupazione da noi, o se la trovavano in un'occupazione a 800 a 1000 euro al mese in qualche cooperativa, in Germania venivano assunti con un regolare contratto, per 6 mesi avevano un'abitazione, 2000 euro al mese di stipendio. Queste erano le condizioni di primo ingresso in un paese appunto che non è che aveva previsto la pandemia, ma che riteneva essere il settore sanitario e dei servizi alla persona un settore strategico e non come da noi servizi, soprattutto quelle delle persone anziane, troppo spesso di secondo o terzo ordine. Quindi lo dico questo perché la programmazione, lo sentivo da chi mi ha preceduto, è una cultura di cui non si può fare a meno nelle nostre società complesse, perché poi appunto, per tornare al tema anche economico, i prezzi economici che stiamo pagando e che pagheremo saranno altissimi, perché appunto le economie si bloccano, i cittadini hanno paura, anche chi può spendere per la paura non spende, e quindi, come dire, c'è un crollo generalizzato dei consumi, anche se non c'è un crollo generalizzato appunto dei profitti, perché le grandi organizzazioni internazionali, come abbiamo visto anche in queste settimane, stanno sulla pelle appunto del piccolo commercio, dei piccoli professionisti, stanno facendo profitti enormi. Quindi io credo che noi non abbiamo, ripeto, bisogno di persone che una volta elette ritengano di avere quasi il monopolio della conoscenza. Hanno, come dire, il dovere di governare, hanno il dovere di fare scelte che in queste settimane, in questi mesi sono mancate. Io penso che la situazione del nostro paese, della regione dell'Umbria, con la decretazione della zona rossa sia la migliore cartina di tornasole. Ma io ci aggiungo un'altra riflessione e poi concludo. Guardate, la pandemia ci dice un'altra cosa, che le nostre società occidentali, ci sono alcuni paesi che reagiscono un po' meglio di noi, ma noi reagiamo meglio di noi magari in alcuni aspetti della pandemia, ma quello che ci parla la pandemia è che le nostre società occidentali non sono più in grado di reagire e di mettere in campo modelli di reazione generali, collettivi, in grado di contrastare efficacemente queste situazioni, se non appunto, come diceva il dottor Solinas a conclusione del suo intervento, aspettando i benedetti vaccini. E bastava leggere oggi il bellissimo articolo, un lungo articolo di 2 pagine su Repubblica, per capire come anche la speranza nei vaccini potrebbe essere mal risposta, perché abbiamo collettivamente deciso decenni fa di smobilitare l'intervento pubblico nella ricerca, l'intervento pubblico nella capacità di produzione dei farmaci, nonostante che l'Italia sia il terzo paese a livello mondiale in produzione di farmaci e di tecnologia
legata alla produzione del farmaco. Quindi non ai commissari, ma a un sapere collettivo e a capacità di decisione e di intervento della politica. Grazie Giuliano. Qui arrivano altre domande di Marco Berrò. Forse non conoscete il grande lavoro fatto dai medici delle USCA che seguono centinaia di pazienti a casa in accordo con i medici di base. Lavoro prezioso ed evitano moltissimi ricoveri, ma qui si parla solo di ricovero ospedaliero, cioè rilancio della medicina territoriale con fatti veri, comprese assunzioni. È ovvio. È una notazione prendiamo in considerazione assolutamente. Assolutamente siamo consapevoli. Poi invece c'è una domanda di Alessandro Torrini. Alessandro Torrini che non credete che essere stati regione benchmark ha messo sotto stress il sistema e nel momento in cui è servito un di più sono mancate le risorse umane e tecnologiche? Posso rispondere? Io credo che essere regione benchmark sia un... Insomma, Attilio era in consiglio, può confermarlo. Beh, credo che sia stato e sia un... sia anche per chi amministra ora un ottimo punto di partenza, insomma, quarta sanità d'Italia. Qualcuno della Lega fa dei post assurdi in cui si vantano di essere diventati quarta sanità d'Italia e guarda caso lo fanno con dei grafici ufficiali fatti di tre colonne, ma la terza colonna, che è quella in cui si vedeva che era quarta sanità dell'Umbria anche nell'anno precedente in cui loro non amministravano, si dimenticano di dirlo. Quindi credo che avere degli standard e dei livelli di sanità elevata, così come è sempre avvenuto in Umbria negli ultimi anni, sia un ottimo punto di partenza. Evidentemente il coronavirus non c'era in Umbria, non c'era in Italia, non c'era nel mondo. Credo che però mi riallaccio anche velocemente alla considerazione che faceva Giuliano e alla domanda quella sul commissariamento, sì, commissariamento no. Forse è vero, non abbiamo bisogno di un commissario stile Arcuri, forse, ma sicuramente, di questo sono sicuro, non ci abbiamo fatto niente di un super commissario come Bertolaso, perché questo che sembrava dover essere Deus ex machina di chissà cosa, se voi l'avete visto, l'avete sentito, io personalmente no, ma credo purtroppo neanche i nostri concittadini umbri, avevo letto qualcosa che aveva avuto la brillante idea di portare i nostri malati Covid in terapia intensiva e per le malati Covid comunque a Civitanova Marche, guarda caso in una struttura che aveva progettato lui, ma guarda caso con i medici, gli operatori sanitari della nostra regione, quando purtroppo siamo una delle poche, pochissime regioni che non è riuscita ad mettere a servizio tutti coloro che erano in graduatoria. Ci siamo fatti prendere dalle regioni vicine e non solo, tutti i nostri operatori sanitari, su questa ragione Attilio, Solinas, avete ragione tutti che il dottor Del Pinto, quando dite giustamente quello che manca è il personale, lo hanno detto con un grido disperato di allarme CGL, CISL e UIL qualche giorno fa, le assunzioni sono ferme al palo, ci sono stati giustamente dei pensionamenti, c'è un turnover naturale, ma se non andiamo a sostituire, non andiamo ad incrementare in questa fase il personale sanitario, diventa assolutamente inutile e anzi controproducente investire in tendoni, direbbe Salvini, in ospedali da campo. E Salvini ha ragione. L'ha detto l'altro giorno uscendo da un colloquio con Draghi. Ha detto lavoriamo su più assunzioni, meno tendoni. Se lo dice Salvini e la Tesei fa l'esatto contrario, noi abbiamo delle strutture mobili ancora non completate o se anche completate manca il personale. Cioè ci si è mossi poco e soprattutto ci si è mossi male, perché tante cose, tante questioni potevano essere affrontate, dovevano essere affrontate, perché i dati sono sotto gli occhi di tutti. Lo diceva proprio all'inizio il dottor Del Pinto, questa situazione in cui 3 Umbri su 4, da domani mattina e per 15 giorni, sono in zona rossa, 3 Umbri su 4, era prevista e prevedibile da 4 settimane fa.
Ma quello che è successo a dicembre era prevedibile nei mesi prima, cioè ormai il coronavirus c'è da almeno un anno ed è inutile, controproducente ora pensare che il problema sia solo ed esclusivamente legato al fatto che ci sono le varianti inglese, la variante brasiliana, la variante tal dei tali. Il virus muta, qui ci sono dottori, insomma, esponenti del mondo medico, e tutti lo sanno, insomma, che il virus per sopravvivere cosa fa? Cerca di variare, di mutarsi, è nell'ordine delle cose. Quindi, evidentemente, chi se n'è accorto che in Umbria ci sono queste varianti è stato sicuramente bravo, ma non è che hanno scoperto l'America nel 1490, hanno scoperto l'America. È nell'ordine delle cose che il virus muti, vari, perché è un virus, appunto, si chiama virus per questo motivo. Quindi credo che tutto quello che è mancato, e per questo io non so se commissariamento è la soluzione, ma sicuramente da un punto di vista della gestione politica e amministrativa, sanitaria, perché su questo abbiamo detto tanto e ci sarebbe ancora tanto da dire su tutto il sistema del tracciamento che volutamente è stato fatto saltare, e se una volta che uno non sa più i dati e sa cosa succede ai malati o non ai malati, chi hanno contattato, chi non hanno contattato, è evidente che il virus si propaga e nessuno riesce a tracciarlo, a rendicontarlo. E lo diceva bene Granocchia, qui c'è un problema gigantesco, che è un problema delle partite IVA, degli imprenditori, di tutti i lavoratori, di quelli che da domattina staranno a casa perché devono tenere i figli piccoli, dallo 06 all'elementare, non si può lasciare un bambino solo a casa di quell'età. Lo sanno bene tutte le partite IVA, i ristoratori. Io spesso purtroppo guardo anche i social e mi accorgo che su questo tanti amministratori, tanti consiglieri regionali continuano a giocare ad un pericoloso scarica barile. Si scarica sempre e solo la responsabilità su qualcun altro. Lo dicevo prima, due settimane fa la regione ha pensato di scaricare sui sindaci. Per 12 mesi la regione ha sempre solo scaricato qualsiasi responsabilità sul governo. Ora, fra l'altro, sono anche in difficoltà perché non c'è più un nemico che si chiama Conte, PD e 5 Stelle da attaccare a livello governativo, quindi anche politicamente sono in difficoltà. Credo che lo scaricabarile non può e non deve funzionare. Quindi io, se la soluzione è il commissariamento, non lo so se questa è l'estrema conseguenza. Credo che però questa regione, per i dati che ci sono e i dati che ci sono in rapporto al resto d'Italia, è una situazione drammatica, una situazione a cui non si è mai provato a porre un rimedio serio, concertato, coerente con la nostra regione, che, lo dicevamo prima, tra l'altro ha una, tra virgolette, fortuna. Noi non abbiamo il mare, quindi non abbiamo i porti. Abbiamo l'aeroporto, tutto sommato è piccolo, trasporto ferroviario, sì, in parte, trasporto su strada, sì. Ecco, purtroppo, e concludo per lasciare spazio anche agli altri, quello che mi sembra che stia passando è che stiamo diventando un lazzaretto. È notizia di qualche minuto fa, e concludo davvero, che gli studenti umbri, e noi insomma siamo al confine con la Toscana, nell'Alto Tevere, gli studenti umbri domani mattina non possono andare a scuola a San Sepolcro, gli studenti delle superiori. Quindi le scuole superiori di San Sepolcro, al confine con Città di Castello, San Giustino, non vanno domani mattina a scuola in Toscana perché non ce li vuoi. Ecco, io, se questa è la situazione, credo che, ripeto, non so se il commissariamento è la soluzione, ma sicuramente c'è un gravissimo, gravissimo problema che non è nato un giorno per quell'altro. Grazie, grazie mille, grazie Michele. Thomas. Credo che questa sia veramente, abbiamo toccato il fondo con questa notizia che ci ha, diciamo, dato Michele ora. Io mi volevo ricollegare un attimo al dottor Solinas, che ha giustamente rimarcato una questione che prima avevo lasciato magari in secondo piano. Io ripeto, dal momento in cui vengono fatte delle cose, io mi aspetto che vengano portate avanti. Ci si può confrontare, più volte abbiamo espresso
perplessità in merito al piano di salvaguardia, ma dal momento in cui si ha l'onere e l'onore di governare, si fanno delle scelte. Queste scelte, dal momento in cui vengono prese, devono essere portate avanti. Quindi se si fa un piano di salvaguardia, abbiamo prima parlato dei posti letto che non vanno avanti da soli, parliamo di quello che veniva previsto per quanto riguarda le assunzioni. Ora, all'interno, io faccio un ragionamento, almeno per quello che è stato, poi non sono ovviamente, siete molto più esperti di me in quanto, diciamo, vivo le strutture sanitarie esclusivamente, diciamo, non da utente e da amministratore. Per quanto riguarda la dichiarazione che viene inserita all'interno del piano di salvaguardia, si fa riferimento alla data del 20 novembre di 448 assunzioni fatte, quindi precedentemente. Io prima di tutto faccio un'osservazione: 448 assunzioni a fronte di quanti pensionamenti e di quanti, diciamo, il bilancio va fatto, diciamo, in positivo e in negativo. Comunque venivano previste, diciamo, veniva indicata come fabbisogno da dover attuare, oltretutto attraverso assunzioni a tempo determinato. Quindi io, da quello che ho potuto più volte sentire, continuare a non voler intervenire laddove la carenza di organico è strutturale. Io più volte, parlando con medici dell'ospedale di Terni, degli ospedali della ASL, della ASL 1, della ASL 2, più volte viene rimarcato come la situazione pre-Covid già fosse in estrema sofferenza in determinate tipologie di reparti, in particolar modo in ciò che sostanzialmente è legato all'ambiente delle terapie intensive, a fronte di una situazione già di preesistente sofferenza. Oggi noi ci troviamo a continuare a procrastinare questa tipologia di assunzioni a fronte di scelte che vengono fatte da altre regioni, che invece vanno a puntare su assunzioni strutturali. E io penso, ecco, che un qualsiasi dottore o un qualsiasi infermiere che si trova a dover scegliere fra un concorso a tempo indeterminato fatto da un'altra regione e un concorso a tempo determinato, chiaramente fa le scelte che più sono, diciamo, non solo legittimamente, ma in maniera auspicabile legate al proprio percorso professionale. Quindi nel piano di salvaguardia veniva prevista l'assunzione di 100 medici, l'assunzione di 200 infermiere, di 200 infermieri e l'assunzione di 50 OS. Io mi chiedo a questo punto che cosa è stato fatto. Veniva oltretutto questo piano di salvaguardia incentrato in maniera, anche qui estremamente discutibile, ma incentrato maggiormente sulla richiesta di personale all'esercito e alla Croce Rossa. Mi chiedo anche in questo caso quanto personale è stato richiesto e quanto personale è stato fornito. Oltretutto, ecco, anche se andiamo a vedere i numeri rispetto ai ricoveri, anche costantemente l'ospedale da campo dell'esercito è stato sottoutilizzato. Quindi i numeri parlano chiaro, non è di fronte ai 37 posti previsti, anche ad oggi siamo a 17 ricoveri. Quindi anche in questo caso, perché? Poi, per quanto riguarda la vaccinazione, ecco, qui voglio cogliere l'occasione per poter diciamo rappresentare, rilanciare l'appello su cui sto presentando un'interrogazione, che io trovo una vergogna inimmaginabile dell'ospedale di Spoleto, del personale che diciamo esterno, che non è stato, nonostante il piano vaccinale della regione fosse totalmente nella direzione opposta, noi ci troviamo con personale che continua a lavorare in area Covid,
in area Covid che non ha ricevuto ancora le vaccinazioni. Personale che è costantemente a contatto, mi chiedo, e in questo caso tanti, ad esempio, mi viene posto anche in maniera provocatoria, ma si è proceduto in tanti casi a vaccinare degli amministrativi che oggettivamente il contatto col personale con diciamo pazienti Covid non ce l'hanno, se non indiretto con chi ce l'ha, ma come si fa a non dare gli strumenti a queste persone per poter operare in sicurezza in questo momento, oltretutto in una struttura come quella di Spoleto che già ha visto una sofferenza e una scelta estremamente discutibile. Ora, credo che commissariamento, io forse penso che sia troppo tardi per procedere al commissariamento, cioè in questo momento diciamo la nave è alla deriva da parecchio tempo. Noi ci siamo messi a disposizione, ci siamo messi a disposizione della Presidente De Sei, non perché dal nostro punto di vista, cioè non perché noi abbiamo la soluzione in tasca, ma perché di fronte a delle questioni oggettive e su cui non c'è, io mi ripeto costantemente, ma l'ex milizia è il monumento al fallimento di questo tipo di politica. Cioè una struttura vuota che gira a vuoto, che spende soldi, che rimane lì ferma mentre si vanno a mettere i malati dentro le tende. È questo l'assurdo. Quindi ovviamente non è una questione esclusivamente di strutture, ma la questione delle strutture è emblematica, è il monumento allo spreco, è il monumento al fallimento di questo tipo di politiche. Posso? Sì, prego. Posso dire una cosa, perché un telespettatore ha fatto la considerazione giusta. Dobbiamo mettere l'accento anche sul grandissimo lavoro che stanno facendo le strutture territoriali. E è ovvio che le strutture sanitarie territoriali sono un punto cruciale da potenziare, da tenere in costante sostegno, perché pensiamo al lavoro delle USCA, perché non è solo ricovero ospedaliero ovviamente la gestione del Covid. Tutto quello che è territorio è fondamentale nel monitoraggio, nelle visite periodiche a domicilio dei malati, nella telemedicina. Questi sono gli ambiti dove va fatto l'investimento fondamentale e va potenziata l'assistenza sanitaria. Più dell'ospedale, ancora di più dell'ospedale, forse perché è lì che si gioca, no, la gestione del malato senza farlo ricoverare, il tracciamento e tutto quello che è verifica a domicilio anche, no, che in questa situazione è fondamentale. Quindi giusta considerazione e grande attenzione per quello che riguarda la sanità territoriale, che non è stata mai adeguatamente potenziata. Ci sarebbe da chiedere anche i Covid hotel che fine hanno fatto, che in altre regioni funzionano al 100%, penso all'Emilia Romagna. Certo. Va bene, il tempo sta per scadere. Io ringrazio tutti voi per aver accettato l'invito di Umbria Left per questa serata interessante, per questo dibattito interessante. Ringrazio anche tutti i telespettatori che sono stati pazienti, hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino alla fine. Ancora ci sono quasi 30 telespettatori in ascolto. Faremo altre iniziative di questo tipo con altri argomenti, ma possiamo anche tornare su questo tema, che è un tema di estrema attualità, e non finiremo mai di sviscerare tutti gli aspetti che ci pone di fronte. Concludo leggendovi questa cosa che ho scritto tanto tempo fa e che riguarda la regione Umbria. C'era una volta l'Umbria. L'Umbria del lavoro, della pace, l'Umbria solidale, delle istituzioni, del palazzo casa comune, l'Umbria del progresso, dell'esempio nazionale. C'era una volta l'Umbria, l'Umbria dell'arroganza, del declino, incosciente miope, che proseguiva il suo cammino come nani sulle spalle dei giganti. Ma i nani sono caduti,
troppo peso hanno aggiunto sulle spalle di un grande passato. Non si rialzeranno più. Il vuoto è davanti a loro, di fronte a noi. Un peso pieno del nulla ci governerà con un largo consenso. Grazie a tutti. Voglio ringraziare anche Nicola Torrini che ha permesso questa diretta, il suo contributo è prezioso e la sua disponibilità ancora più preziosa. Quindi grazie ancora Nicola, grazie a tutti voi e buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera. A voi. Grazie. Grazie.